onorarti, Signore, voglio onorarti, Signore Gesù, per questo giorno, perché è un giorno bellissimo, è la festa di tutti i cristiani, perché hanno ricevuto il dono più grande, lo Spirito Santo. Grazie Gesù, grazie Signore Gesù, alleluia, benedetto sei tu Signore, lode, gloria e potenza a te, alla tua santità. Grazie Signore Gesù, grazie immensamente, grazie. Lode, Gesù Santo, sei tu, santo è il tuo nome. Voglio iniziare, Signore, oggi per ringraziarti, ringraziarti che ci arrivano qua per avere tanta opportunità in questo incontro con te, Signore. Voglio ringraziarti per i miei fratelli che sono qua, che li hanno invitati, e loro hanno detto sì a questo invito per appunto approfittare di questi momenti di gioia. Gioia e l'incontro con te, Signore, perché so che tu verrai tanto oggi e domani e sempre. Tu sei il Signore del tutto, tu ci dai tutto, non lasci niente indietro, qualunque nostro desiderio tu ci esaudirai. Se noi ci chiediamo facendo atti di fede, tu, Signore, ci esaudisci, perché tu ci ami, nessuno ci ama come te, Signore. Grazie, grazie, grazie. Io so che oggi succederanno cose meravigliose. Io so che oggi, Signore, tu ci stupirai, perché tu mi stupisci sempre. Vorrei, Signore, che tutti noi ci abbandonassimo a te per godere di questi momenti stupendi che vivremo insieme. Signore, tu sei il nostro tutto. Tante cose vorrei dirti per ringraziarti, non c'è nessuno come te, Signore. Tu sei pronto, pronto a sacrificarti, l'hai già fatto e continua a farlo. Non ci lasci mai da soli, Signore. E io so in questo momento tu stai passando. Io ho sentito che tu stai passando in mezzo a noi, tu stai toccando i nostri cuori, tu ci stai preparando. Hai iniziato a prepararci da prima per questi momenti stupendi, per questa sera, per questa veglia. Signore, stupiscici. Loda te, Signore, benedetto sei tu, santo è il tuo nome. Grazie, 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 grazie. Gesù è il Signore che passa tutti. Gesù è il Signore che passa proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, torna l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, torna l'allegria nel mio cuore e nel tuo cuore. Gesù è il Signore che passa proprio qui. Gesù è il Signore che passa proprio qui. E quando passa tutto si trasforma.
canzoni. Siamo pronti a piacere? Il fratello che tocco guarito sarà, la sorella che tocco guarita sarà, le mie mani sono piene di benedizione, le mie mani sono piene di benedizione, le mie mani sono piene di benedizione. Il fratello che tocco guarito sarà, la sorella che tocco guarita sarà, le mie mani sono piene di benedizione. L'argento è mio e loro
oracolo del Signore le esercita. La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo vorrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Ageo 2, versetti 6, 7. Grazie Signore Gesù, perché la tua gloria è qua in mezzo a noi, Signore Gesù. E noi accettiamo te come nostro Salvatore, Signore Gesù. Grazie Padre, grazie immensamente, grazie Signore Gesù. Alleluia Signore, alleluia. Alleluia. Io porrò in questo luogo la gloria. Amen. In questa comunità ci sarà la gloria, la pace, la giustizia. Loda a te Signore, grazie, grazie, grazie per quello che tu ci dici, per quello che tu ci annunci, che noi siamo sulla strada, sulla tua strada che ci porterà alla gloria, alla tua gloria, alla tua santità, perché Dio, tu per noi hai un progetto per ciascuno di noi, un progetto che niente potrà impedire che noi attuiamo questo tuo progetto. Loda a te Signore, lode, gloria a te Signore per questo tuo progetto che è per ciascuno di noi. Qualunque cosa diranno su di noi, noi andremo sempre incontro al nostro progetto. Niente cambierà questo, perché tu vuoi il meglio per noi. E meglio è il tuo progetto. Il tuo progetto per noi è di santità. Grazie Gesù, lode a te Signore. Tu passi, tocchi i nostri cuori, Signore. Tu ci riempi di Spirito Santo, Signore. Di Spirito Santo, tu ci mandi il tuo Santo Spirito, tu ci riempi, Signore, con il tuo respiro, quel respiro che tu ci hai dato, morendo sulla croce, sacrificando la tua vita per noi, per redimirci dal peccato, Signore. Chi si sarebbe sacrificato per noi, se non tu, il Figlio di Dio? Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore, per quel sacrificio che tu hai fatto, che fai tutto oggi, perché su quello ci visto tutto oggi. Tu emani il tuo spirito per noi Signore, perché tu ci ami e nessuno ci ama come tu ci ami. Gesù, grazie, 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 grazie Gesù. Lode a te Signore, oggi siamo qua per accogliere quello che tu ci darai Signore. Noi raccogliamo, vieni mani, perché noi oggi riceveremo tanto, domani riceveremo. La tua grazia è infinita, lode e gloria a te Signore, tu annunci la gloria per noi Signore, gloria a te, benedetto sei tu, santo è il tuo nome Signore, benedetto, benedetto, benedetto e santo, invochiamo il tuo santo nome, alziamo le mani, invochiamo lo Spirito Santo, vieni, Spirito Santo nel nome di Gesù, vieni, vieni, marana, vieni, osciana, shira, tamana, vieni per il nome santo di Gesù, vieni, Padre, il tuo Santo Spirito, Signore, vieni, vieni come nello stesso giorno di Pentecoste, vieni, scendi su di noi, vieni, ai sciaramanai, a sira tamanai, a rai a saman, Spirito, forza dal tuo
noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa, come prevenire da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà la vita. Secondo Corinzi 3, versetti 4, 5. Grazie Signore Gesù, grazie Padre, perché siamo una matita nelle tue mani, Signore Gesù. Grazie Gesù, grazie Padre Santo, perché tutto viene da te, Signore Gesù. Noi da noi non possiamo fare niente, ma ci sei tu, Padre, perché tu sei il Signore, tu sei l'Eccelso, Signore. Tu sei il nostro Padre e noi apparteniamo a te, Padre, perché siamo il tuo popolo e siamo preziosi ai tuoi occhi, Signore Gesù. Grazie Gesù. Isaia 59:1. Ecco, non è troppo corta la mano del Signore da non poter salvare, né tanto duro il suo regno da non poter servire. Grazie Gesù. Grazie. Ho pensato questo quando diciamo come il braccino corto, le miserabili, no, il Signore non ha il braccino corto, mi dona le mie mani, come dicevo prima. Perciò noi alcuni mani dobbiamo raccogliere oggi, domani, sempre, perché il Signore dà. Noi i nostri figli diamo. Perciò se noi i nostri figli abbiamo cose buone, dice Gesù, il nostro Padre che nei cieli cosa ci darà? Cose meravigliose, perché lui può tutto, noi non possiamo tutto, ma lui che può tutto, cosa ci darà? Lui ci ama, dobbiamo avere il suo cuore. Noi siamo benedetti dal Signore, dobbiamo sentire questo amore dentro di noi che ci avvolge, che ci consola in ogni momento. Noi dobbiamo avere la faccia da deficienti che ridono continuamente perché dobbiamo essere amati. A volte io ce l'ho, ma questo non mi impedisce di essere felice. Bello continuamente essere amati, la mattina quando mi alzo mi sento felice. Qualunque sia la situazione, il bicchiere è sempre mezzo pieno, ma è mezzo vuoto, perché Dio ci ama, Dio risolve ogni nostra situazione. Amen. Tutti i nostri problemi portiamo nei piedi della croce, che Gesù li risolverà tutti, nel migliore dei modi. Anche se a noi non piace quella soluzione, nel tempo capiremo che quello è la soluzione migliore, dove Dio pone la sua mano, c'è la soluzione. A casa mia ci pensa Gesù, ma noi diciamo con atto di fede, noi siamo convinti in via del mare numero 10 che ci pensa Gesù, e Gesù ci pensa. A casa vostra ditelo, ci penserà Gesù, mi rivolgo a te, risolvi questa situazione, ma non quando è già fatta, prima, pensiamoci prima di poter, che lui risolve le situazioni, ho tastato con mano, che lui risolve ogni situazione, perché lui è presente nel passato, e anche nel futuro, lui è là, lui risolve le questioni più difficili, l'impossibile, lui risolve, lui li ha sempre risolti. Quando noi poniamo la nostra mano e noi moriamo e non chiediamo a lui, arrangiamoci. Se noi ci volgiamo ad altro che non sia la via giusta, non ci rivolgiamo a Gesù ma ci rivolgiamo ad altro e non guardo nello specifico, abbiamo altri risultati e poi ci piangiamo addosso. Dopo, Gesù cercatelo prima, non dopo, e cerchiamo Gesù in tutto, perché lui ci ha dato il tutto, e ringraziamo Gesù che lui tutto ci dà. Noi risolveremo ogni situazione con e soltanto con Gesù, questo nome, che sono ogni altro nome, ripetiamolo
cambierà la vostra vita. Non ci volete credere, credeteci, fate un atto di fede. Oggi in poi, Gesù, 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 vedete come cambierà la vostra vita, cambierà la vostra vita, cambierà la vita di chi vi sta accanto, cambierà la vita di chi vi lavora accanto, non soltanto in famiglia, perché Gesù è la sola verità, è la sola verità. Lui tutto ci dà. Lode a te, Signore, benedetto sei tu, grazie, 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 perché io oggi tanto riceverò, e voi riceverete altrettanto, soltanto se aprirete il vostro cuore e accogliate il Signore, abbandonatevi a Lui, oggi, domani, e vedete le sue meraviglie. Oggi sono qua per ricevere le tue meraviglie, Signore, stupiscimi, stupiscici, lode a te, Signore, benedetto sei tu, amen, 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 lode a te, Signore, benedetto sei tu, grazie, 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 grazie. Grazie per ogni benedizione che stai pensando nella sua presenza.
io devo dire grazie, Signore, grazie, perché tu sei meraviglioso, perché tu sei un uomo grande, perché tu, Signore, ci stai rivestendo della tua maestà. E allora grazie, Signore, con tutto il nostro cuore, grazie, 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 Gesù. Grazie, grazie, Signore, grazie. Signore, se in questo momento di grande liberazione vogliamo mettere ai piedi della tua croce, Signore, qualsiasi spirito che impedisce di ricevere la tua grazia. Vogliamo legare a quegli spiriti che ci impediscono di ricevere le tue benedizioni. Signore, tu ci hai detto che la tua mano non si ritratta. Ma tante volte, Signore, noi abbiamo le mani legate e non possiamo prendere. Abbiamo la bocca chiusa e non possiamo gustare. Abbiamo gli occhi che vengono coperti, non possiamo vedere. Signore, allora libera ciascuno di noi. Signore, prima ancora di ricevere, noi ti chiediamo di sgomberare il campo. E noi lo facciamo con l'autorità che abbiamo ricevuto nel tuo nome, Gesù. Nel tuo nome noi compiremo prodigi, tu ci hai detto. E allora, Signore, vogliamo innalzare le nostre mani e vogliamo credere alla potenza delle tue parole, Signore. Tu, Signore, ci hai detto, senza di me non potete fare nulla, ma nel mio nome compirete prodigi. E allora, Signore, vogliamo veramente sgridare, scacciare ogni spirito che ci procura infermità, malattia, divisione, depressione, tutte quelle situazioni, Signore, che sono negative nella nostra vita, noi vogliamo sgridarle nel tuo nome, Gesù, e vogliamo dirti già grazie, perché tu ci hai dato questo potere, questa autorevolezza che è proprio nel tuo nome. Grazie, Gesù. Senza di me non potete fare.
dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. Poi disse a Paolo: tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della legge. Ora hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Signore, ti ringraziamo perché ci inviti a sganciarci da quello che nella tradizione ci ha impedito di renderti vero culto. Signore, grazie, perché tante volte anche alcune pratiche ci hanno impedito di entrare in perfetta sintonia e comunione con te. E noi ti ringraziamo, Signore, perché tu ci inviti alla vera lode, alla vera preghiera, alla tua misericordia. Grazie, Signore, per questa parola tratta dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 21, dove tu ci dici che anche la preghiera deve essere questo respiro che ci collega a te. Signore, grazie, in questo momento penso a quante persone vivono la preghiera quasi come un obbligo, come un impegno, come qualcosa che è quasi magico, e se non lo facciamo invece chissà che cosa ci accade. Signore, tu invece ci stai dicendo che la vera lode, la vera misericordia praticata, attuata, è quella che tu gradisci. Allora liberaci, Signore, da ogni spirito di falsa religiosità e mettici nella grazia della pienezza di fede. Vogliamo credere alle parole tue. Signore, grazie perché tu ci hai liberato e noi vogliamo respirare in pienezza questa potenza, questa liberazione. Vogliamo adesso invocare, ecco, lo Spirito Santo.